Soddisfatti dei risultati? Allora, è stato un anno estremamente difficile. Devo dire che per quello che poi alla fine siamo riusciti a fare, che probabilmente chiuderemo nel fine anno, che è positivo, quindi in crescita rispetto all'anno precedente, possiamo dire di essere stati estremamente soddisfatti, anche se gli sforzi sono più che aumentati rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso. Ma nell'insieme possiamo dire sì, il peggio deve ancora venire. Quali sono le previsioni per il prossimo anno? La crisi finanziaria mondiale avrà delle ripercussioni nel settore del noleggio a lungo termine in Italia? Purtroppo credo proprio di sì. In realtà ci saranno diversi effetti. Il primo sarà legato al concetto dei valori residui. È chiaro che tutte le case automobilistiche oggi stanno facendo molta pressione per immatricolare e per vendere vetture, quindi abbiamo un'offerta di vetture nuove a buon mercato che fanno automaticamente svalutare tutte le vetture usate. Quindi significa che per noi noleggiatori che abbiamo nel nostro portafoglio contratti in scadenza con vetture in cui i valori residui sono stati definiti 3 anni fa per almeno, quindi questo ci creerà grossi problemi. Per contro, c'è da dire anche che probabilmente soffriremo anche il problema della crisi finanziaria, crisi economica, quindi i nostri clienti, sia da un punto di vista forse psicologico piuttosto che veramente sostanziale, probabilmente arriveranno leggermente in ritardo perché ovviamente i nostri clienti chiederanno vetture più piccole piuttosto che prolungamento di contratti o cominceranno a soffrire proprio di liquidità. Liquidità è l'ultimo argomento che può creare dei problemi a noi che poi in fin dei conti è la nostra materia prima e che quindi vendiamo denaro. Questo potrebbe creare dei grossi problemi se continuasse in questo modo. Come si sta preparando la vostra azienda alla rivoluzione ecologica? Quali minacce e quali opportunità ci saranno nel settore del noleggio a lungo termine in Italia? Ah, il tema ecologico è un tema molto di moda ultimamente. Io distingo un po' in due elementi. Il primo è quello legato al, passatemi il termine, pezzo di ferro, nel senso che le vetture sono sempre più efficienti, più ecologicamente compatibili. E questi sono sforzi che vengono fatti dagli operatori che producono vetture. Noi come noleggiatori, oltre al fatto di dare consulenza ai nostri clienti nella scelta della vettura più ecocompatibile, stiamo cercando anche di fare qualche cosina in più in maniera tale di cercare di creare un effetto sinergico con la casa automobilistica. E quindi la nostra azione deve essere un'azione di formazione sull'utilizzatore, quindi un uso consapevole della vettura, quindi non solo una vettura a basse emissioni, ma anche una guida che permetta poi di essere ecocompatibili con l'ambiente. Quali novità in termini di prodotti e servizi? Quali novità in termini di prodotti e servizi vi vedranno impegnati il prossimo anno? Bene, la novità in un mercato in crisi è quasi un must, perché ovviamente l'unico modo per cercare di contrastare la crisi sarà proprio cercare di lanciare le novità. Novità che saranno soprattutto in tema di flessibilità. Tralasciamo un attimo il tema, come dicevo prima, di consulenza da un punto di vista dell'ecologia e quindi su tutte attività specifiche legate a formazione per quanto riguarda l'uso consapevole della vettura. Noi stiamo pensando di utilizzare dei servizi sempre più modello puzzle, molto componibili, e quindi il cliente, se vogliamo, proprio nell'ottica di scegliere un servizio su misura, che è un po' la nostra filosofia, dovrà in questo modo cercare di alleggerire il canone, cercando di scomporre un po' l'offerta a pezzettini, senza mai comunque rinunciare a quello che è il valore aggiunto della nostra professionalità, quindi in termini di qualità. Quindi in sintesi cercheremo di dare delle offerte che siano più compatibili con i vincoli di budget che avranno i nostri clienti, che dovranno essere sempre più compressi, ma senza rinunciare alla qualità, probabilmente cercando di alleggerire i contenuti di servizi con qualcosa di più legato alle reali necessità del nostro cliente. In sintesi. Quali novità in termini di prodotti e servizi vi vedranno impegnati il prossimo anno? Bene, la novità in un mercato in crisi è quasi un must, perché ovviamente l'unico modo per cercare di contrastare la crisi sarà proprio cercare di lanciare le novità. Novità che saranno soprattutto in tema di flessibilità. Tralasciamo un attimo il tema, come dicevo prima, di consulenza da un punto di vista dell'ecologia e quindi su tutte attività specifiche legate a formazione per quanto riguarda l'uso consapevole della vettura.
Noi stiamo pensando di utilizzare dei servizi sempre più modello puzzle, molto componibili, e quindi il cliente, se vogliamo proprio nell'ottica di scegliere un servizio su misura, che è un po' la nostra filosofia, dovrà in questo modo cercare di alleggerire il canone, cercando di scomporre un po' l'offerta a pezzettini, senza mai comunque rinunciare a quello che è il valore aggiunto della nostra professionalità, quindi in termini di qualità. Quindi in sintesi cercheremo di dare delle offerte che siano più compatibili con i vincoli di budget che avranno i nostri clienti, che dovranno essere sempre più compressi, ma senza rinunciare a qualità, probabilmente cercando di alleggerire i contenuti di servizi con qualcosa di più legato alle reali necessità del nostro cliente. In sintesi, noi abbiamo sempre avuto un'offerta un po' all you can drive, no? Quindi tutto incluso. Andiamo in un'azione più mirata nel cercare di identificare servizi più specifici per le necessità del cliente, che possano comprimere poi il canone. Grazie. Prego.